Another bride, another groom, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. You get some shoes, a little rise, the groom's so nervous, he answers twice. Is really thrilling that he's so willing for making whoopee. Picture a little loveliness down where the roses cling. Picture the same loveliness and see what the year will bring. He's doing the dishes and maybe clothes, it's so ambitious, human souls. Just don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. Allora, dicono che questo il suo brano, alcuni perché si dividono in i puristi. I puristi sono quelli che vedono l'ukulele solo come soprano, al massimo come concert, disprezzano il tenore e proprio non gli parlate proprio del baritono. Sono i puristi che si comprano magari un Martin, ukulele soprano Martin. Poi ci sono gli altri, i modernisti, quelli dell'ukulele tenore, baritono non se ne parla neanche per loro. Quelli che vedono Shimabukuro, Odrin Guerrero, tutti questi James Hill sono un po' tutto, ho visto pure il baritono, però sono quelli che per loro l'ukulele è l'ukulele tenore. Poi ci sono le persone normali che dicono, beh, dipende quello che ci devi fare, poi uno ha le preferenze personali. Questi li ho fatti prima, queste canzoni. E certo, nonostante questo abbia il capotasto largo ed Highlander, l'unico difetto che ci trovo è che è un po' piccolo. Però you made me what I'm here today. I hope you're satisfied. You drag me down and down until the soul within me. Secondo me, certo, sulla musica pop e altre cose, ma non perché il timbro che si usa in quella musica è più un timbro chitarristico. Sul jazz tradizionale o lo swing può andare bene tutto, secondo me. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Certo, il tenore c'ha le corde più tese in generale. Se vuoi fare degli effetti così, risponde meglio che questo. Questo è poco ma sicuro. Ma questo timbro, che molti chiamano giocattoloso, boxing, scatolato, quello che fa. Tenete palle il raddo della medusa, le patto che non se le dice. Not
boat. Stavo pensando a un'altra canzone, ecco perché mi sono confuso. Rifacciamo. No, se ne parla le rado della medusa, le batto che non se le di sopponda po, di sopponda po. Di navighita per penare sulla gran mare del canale. E sapele le copenda po, le copenda po. E fluctue e me chiture, c'était pas de la littérature, non de plaise au jeteur de sort. Au jeteur de sort, son capitaine et ses matelots n'avaient pas des enfants salauds, mais des amis, franco d'époque, les copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits casseurs et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et Boitier. Sous le ventre il s'est tapé pour les copains. Ho vissuto un anno in Francia, ecco perché non è che voglio fare lo sborone, ma all'epoca lo parlavo come l'italiano. Maintenant, j'ai presque tout oublié, je ne parle plus français. What can I say, dear, after I say I'm sorry? What can I do to prove it to you I'm sorry? I didn't mean to ever be mean to you. I didn't care, I wouldn't like a do. I was a wrong, but right or wrong, I don't blame you. Why should I take somebody like you and shame you? I'm so sorry, dear. So what can I say, dear, after I say I'm sorry? Cerco di fare accordi chiusi, ma su questo è un po' difficile, perché quanto possono fare largo, però i tasti, quello è il diapason, quindi... What a day for a daydream, what a day for a daydreaming boy, am I lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. And if the time is really on my side, it's one of those days for taking walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and fall on my face with somebody's new Malone. Happy giving a sweet dream. I've been dreaming since I woke today, starting at my sweet thing, 'cause she's the one who makes me feel this way. And if the time's passing by me a lot, I could care less about the dues I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping in love. I'll find my face wearing a sleepy bulldog. Oh, what a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. And if the time is really on my side, wonder the days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and fall on my face or something new more alone. You can be sure that you're feeling right. I dream with a lock lying into the night. Tomorrow at break who might pick up your ears or made the dream for the 1,000 years. Ah, voglio farvi vedere una cosa. Quelli mi dicono, ma intanto vale suonare una chitarra. Io non ho sentito mai un chitarrista, per quanto sia cretino, ce ne stanno, mai cretini stanno ovunque. Ecco. Questa è una chitarra. Ok? Abbastanza piccola, non è una tre quarti, ma è piccola. Ok, è una chitarra. Adesso diamogli una cordata. A 4,32 è accordata abbastanza. Per le corde di metallo si scodano meno facilmente di quelle in nylon. Mia esperienza.
Questa è una chitarra proprio da blues. All the day for a daydream, all the day for a daydreaming boy, and I lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. And if the time is really on my side, it's one of those days when I walk outside, and throwing the day to take a walk in the sun, and fall on my face when somebody's new more long. I've been having a sweet dreams, dreaming since I woke up today. Starting having a sweet dreams, cause she's the one who makes me feel this way. And if the time is passing by, then a lot, I could have cared less about the dues I could go. The more I paid for dropping my load, a bite in the face of being a sleepy bulldog. Ok, continuare. Allora, prima di tutto, questo vuol dimostra una cosa, che non è che uno suona l'ukulele perché non c'ha le palle, non vuole comprare la chitarra, non gliene frega niente la chitarra. No, se io suono l'ukulele è perché mi piace fare la canzone con l'ukulele. Con la chitarra non c'è niente di male, la chitarra è uno strumento bellissimo. Soprattutto se volete cantare forte. I feel... E poi questa è una parlor, eh? I feel so bad I got a worried mind, and so long so long the time, since I left my baby behind, oh blue bayou. Seven nickels, seven dimes, work until the sun don't shine, looking forward to happier times in Blue Bayou. I go back someday, come with me in Blue Bayou. Ecco, è così, è così. Ovviamente la sensazione è completamente diversa. Sembra enorme, ma in realtà questa è una chitarra piccola. Chi è esperto di chitarra lo vede che è piccola. Sembra grande perché sono piccolo io, però non è... Questo volevo dire, che io non ho mai sentito dire ma allora ti compri una parlor, tanto male comprarti un ukulele della serie. Ma che cazzo stai a dire? Allora, potevi farlo, ce l'ho anche con le corde in nylon classica, però per dire, non c'ho, per dire che è una cagata come ragionamento. Uno prende l'ukulele perché l'ukulele ha il suono dell'ukulele e puoi fare delle cose più veloci perché ha solo quattro corde più vicine fra di loro, ma se vi piace un suono più pieno, vabbè, potete prendere pure il chitarrele che c'ha il suono più pieno, però questo io volevo dire. Scusate, ci ho messo la chitarra, ma io credo che fra l'ukulele e la chitarra non ci sia, non dovrebbe esserci nessuna inimicizia. Certo, se gli ukulelisti fanno i cazzoni e fanno, il livello è molto basso, si genera nel chitarrista un senso di che giocattolino stanno a suonare. È perché in realtà loro ci giocano. Lo so che suonare in molte lingue è come giocare, lo so, infatti altre lingue ci sono altre parole per dire play the guitar, play with the guitar, c'è una differenza. Peso chitarra, peso metti in chitarra. Ok, va bene, questo volevo dire, era una cosa sul ukulele soprano che poi ho finito, sono finito a suonare la chitarra Gretsch Jim Dandy. Quindi questo io volevo dire, quindi niente inimicizie fra chitarristi, ukulelisti, fra ukulelisti soprano, ukulelisti tenore, ognuno fa quello che cazzo gli pare. Il mondo è bello perché è vario, perché ci sono tanti strumenti. Ripeto, non trovate trasformare un'opportunità per un modo per litigare, stessa cosa per le nazioni. Ognuno è orgoglioso di quello che fa, ma non va a sputtanare le altre nazioni perché non è bravo lui.
Cioè, quando tu non sei, non ti senti sicuro di qualcosa, poi devi attaccare gli altri per affermare la tua personalità che non riesci affermandola da solo, con quello che fai, con quello che dici.